mentre continua a lavorare sul ricevitore a coesore, avendo problemi con la bobina, interrompo e riprendo il lavoro sulla avvolgitrice. Allora, partiamo da come supporto queste due tavolette. Con il balustrino, un passo, ho fatto i segni per i tre buchi. Adesso andrò a fare i tre buchi, andrò a mettere questa qui dritta così e sarà da supporto per il motore, che pesa già sufficientemente per tenerlo dritto, ma poi quando si utilizzerà con un morsetto la si terrà ferma al tavolo da lavoro. Oh, questo qui è la cosa importante, perché è un contatore di impulsi, conta scatti, e questo lo useremo per contare le spire. Questo andrà alimentato dal filo che abbiamo visto l'altra volta, abbiamo messo questo qui nero, quello che viene da camma, quella che io chiamo camma, ma insomma penso sia preciso. Allora, buchetti fatti, mi sono allargato un pochettino perché qui ci dovrà girare l'asse, dove dovrò anche andare a inserire questo qui, che poi spiegherò lo scopo. Bulloni adeguati per fissarlo, uno più lungo che andrà qui, che poi vedremo a cosa serve. Andiamo avanti. Ecco qua, dopo aver incollato il supporto, anche due belle viti, eccolo qui, ho toppato completamente questo buco, però ecco qui, deve venire bene. Io direi che adesso questo ci rivediamo più tardi, perché Dover, sì. Ecco qua. Aspettiamo adesso che si asciughi per rimontare il tutto. Rismontato, rimontato di nuovo, perché mi ero dimenticato di metterci le opportune rondelle che stabilizzano, insomma. Questa parte qua su, che praticamente è venuta fuori dal buco predisposto perché non era giusto, ne approfitto perché andrò a metterci questa angolare che ho già opportunamente modificato con i buchi da 6 mm, perché questi sono giusti per attaccarci dietro qui il contatore. I cani abbaiano. E questa andrà praticamente messo qua su, con un po' di, sicuramente, diciamo, di cose di convincimento, praticamente va messo lì. Ora devo creare una vite giusta, perché qui lo spazio è poco, con una vite che già ho, la limo un po' e ce la vado a mettere. Devo scavare una sede per metterci, per far entrare questa vite qua, altrimenti mi darebbe fastidio. Quindi, con la santa pazienza, la limetta, gli faccio una sede. Non so se ricordo, all'inizio del video l'ho detto, questi contatori, io ne ho un paio, uno deriva dallo smantellamento di un vecchio videogioco da bar, forse un videopoker, e l'altro invece dai miei passati, i miei trascorsi nelle centrali telefoniche. Questo è quello delle centrali telefoniche. Ci metto un attimo un inciso, perché questo è un contascatti e veniva utilizzato per contare gli scatti telefonici, proprio per la tassazione. Questa versione però, nello specifico, che ha praticamente questo tasto di azzeramento, non è propriamente quella dei usata per la fatturazione, ma bensì nelle macchine di prova, perché in quelle della fatturazione non c'era il tasto di reset. Ok, dopo questo inciso andiamo avanti, praticamente andremo a collegare alla presa della camma, questo filo qua che abbiamo visto nell'altro video. Bene, questo andrà collegato qua e andiamo avanti. Allora, questo pezzo qui di cui ho parlato prima è praticamente un adattatore per questi cosi qui,
è per un avvitatore a mano, una fattispecie, guardate, di questo qua proprio, ecco qua, vedete? Comunque sia, era stato già riadattato da mio padre, quindi questa è una cosa vecchissima, che ci aveva fatto questi due fori per con la, poi con la filettatrice li aveva appunto filettati per serrare le viti, perché aveva visto che era un po' difettoso. In effetti era difettoso, non funzionava bene. Io questa parte qua, la parte verso il quadrello, mentre di qua invece è esagonale, la parte di qua verso il quadrello l'ho praticamente lavorato con una punta da 8 sul trapano a colonna con la con fortuna morsa, perché appunto è andata a inserirsi dentro il perno del motorino, che è appunto un M8. Quindi bene, con questa vite qua si va a serrare sulla filettatura del perno, e questa parte è fissa. È un pochino, diciamo, fuori centro, ma non ci interessa, perché questo non è che sia un tornio o che so altro, questa è una avvolgitrice. L'idea appunto è quella di mettere questo mandrino, un'altra vite qui per serrare, per evitare che venga via, mentre vedete che non tiene bene, quindi la vite sarà fondamentale per tenere questo fermo. E quindi io ci andrò a mettere praticamente qualsiasi perno all'interno del rocchetto dell'avvolgimento che andrò a fare. Questo è quanto. Poi dall'M8 in su praticamente posso utilizzare anche direttamente il perno del motore stesso. Allora, questo è un supporto di legno che ho fatto per metterci questa barretta filettata, e questa la andrò a fissare sul supporto. Ecco qua. Questo lo metteremo così. Lo metteremo così. E andrà a finire qui. Lo metteremo qui, da questa parte qua. Qui. Ecco qua. Adesso ho modificato, ho messo un prigioniero con galletto qua sopra. Ecco qua. E qui andremo a mettere, come vi ho fatto già vedere, se ritrovo il filo smontato, eccolo. Ecco qua. Ecco qui. Uno mentre avvolge prende il filo da qui e ok. Eccolo qua. Da qui andremo a collegare la tensione a 12 volts proveniente o da un alimentatore oppure da una batteria. Ho collegato solo un motore veloce. Questa andrà alimentata tramite un interruttore a pedale, perché sarà sicuramente più comodo. Ecco qua. Possiamo praticamente considerarlo finito. Questo ci sarà chiaramente da metterlo da parte per un suo uso eventuale futuro. Mettiamo dietro, poi lo bloccherò con una fascetta. Ed ecco qua l'avvolgitrice è pronta. Come potete vedere, praticamente siamo sempre insieme a protagonisti di altri video. Bilancia che ha fatto Jacopo, perché qui i progetti chiaramente si accavallano tra di loro. Eccoci qua alla prova finale. Potete vedere il contatore che conta, giustamente il contatore conta. Su questo mandrino andremo a mettere praticamente
o veramente possiamo fare in due maniere: o praticamente utilizzeremo l'alberino e potremo metterci praticamente una vite filettata, una M8 chiaramente, che possiamo mettere tranquillamente, magari mi risulta un po' troppo grande, magari una M6, però ecco, appunto la M6 la potremmo anche mettere direttamente con un giuntore da M8 a M6, ma questo è un sistema un po' più pratico, perché con il mandrino, che noi possiamo anche togliere allentando questa vite, possiamo metterci un po' quello che vogliamo, quindi siamo un po' liberi anche di farci magari anche qualcos'altro al di là dell'uso come avvolgitrice. Qui chiaramente possiamo resettare e ricominciare il conteggio. In questo momento non ho avvolgimenti da fare, al prossimo avvolgimento da realizzare la proveremo bene. Il video lo chiudiamo qui con il progetto realizzato e magari ci salutiamo mentre lei gira. Ecco qua, dimenticavo, l'ho già detto precedentemente, la fisseremo sempre al banco da lavoro tramite un morsetto, perché così è sicuro. E voilà, arrivederci. What up, Don?